Siamo live. Allora, Yes. buongiorno, benvenuti, benvenuti e benvenute a tutti. Ci troviamo oggi in questa splendida giornata che purtroppo dobbiamo vivere virtualmente. Ci troviamo a chiudere anche una settimana che è stata davvero una settimana ricca di eventi, organizzata dal Comune di Latina e da Collettivo Primo Contatto sul grande tema dei diritti. Anche oggi si partirà un po' da questa grande carta che è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per andare poi nello specifico a fare una vera e propria zoomata, un po' come abbiamo fatto ieri, sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in particolare. Ieri abbiamo visto che abbiamo parlato davvero del diritto in maniera generale, ma abbiamo anche cercato di vedere in che modo viene praticato, in che modo viene agito il diritto. Abbiamo parlato del diritto alla cura, abbiamo parlato del diritto alla libertà dalla paura e dalla discriminazione. Abbiamo parlato della terribile situazione in Libia. Abbiamo parlato del diritto alla verità, ricordando le tragiche vicende di Giulio Regeni e la altrettanto terribile situazione di Patrick Zaki. Quindi ecco, diciamo, partirei da un pensiero. Abbiamo visto quanto sia difficile, ci troviamo a firmare come paesi dei documenti che sono documenti di principio. Quanto è difficile poi mettere in pratica e garantire quello che c'è scritto sulla carta proprio nella pratica, quindi nell'esercizio anche quotidiano. Pochi giorni fa, giusto per indirizzare un po' il tutto, pochi giorni fa leggevo su un post di Bartolo che il contrario di diritto non è dovere, il contrario di diritto è privilegio. E mi trovo molto d'accordo con questa affermazione, perché effettivamente, diciamo, riconoscere l'universalità dei diritti ci allontana da ogni forma di discriminazione e di privilegio. Diritto e dovere invece sono cose che assolutamente sono integrati, sono da vivere e da attuare contemporaneamente. Ecco, allora la domanda è in che modo, la domanda che rivolgo ai nostri ospiti che ora presentiamo, ancora non l'ho fatto, anzi lo faccio subito e poi faccio la domanda. Ci troviamo innanzitutto ad affrontare questa giornata con l'assessora alle politiche giovanili Cristina Leggio, poi Cristina sul Comune di Latina, cioè, ci sono scritte altre varie voci, poi ci dirai tu, ci dirai tu bene di che cosa ti occupi, e l'assessore Gianmarco Proietti alla Finanza, Tributi, Pubblica Istruzione, stessa cosa per l'assessore Proietti, e ci troveremo a giocare non con i diritti, scusate, ma a giocare per i diritti. E infatti il titolo che abbiamo dato alla sezione è Il grande gioco dei diritti umani, con Marco De Cave e Angelo Cioeta dell'associazione APS Polygonal. Allora ecco, cominciamo subito con una domanda rivolta ai due assessori. In merito al discorso che facevo prima, in che modo in un momento come questo l'amministrazione, in particolare poi i vostri assessorati, favoriscono l'accompagnamento dei più giovani all'esercizio dei propri diritti, e se questa universalità chiaramente emerge poi nella pratica? Quindi, quali sono le iniziative svolte e quelle da svolgere, quindi i progetti che vanno in questa direzione. Prego, Cristina, se puoi iniziare.
Innanzitutto buongiorno Elisa, buongiorno insomma a tutti, bentrovati e bentrovate. Mentre ti ascoltavo pensavo proprio a qual è l'ostacolo che di fatto nella quotidianità e nell'azione sia delle nostre giornate e poi andando più allargando lo sguardo della costruzione delle politiche per le città, per i territori, ci sia nel mettere in atto quello che dovrebbe essere assolutamente naturale. Quindi esatto. una società, diciamo così, a misura di tutti e tutte, accogliente per tutti e tutte. Ed è esattamente quello che tu racchiudevi nell'affermazione il contrario del diritto è il privilegio, perché fare spazio per tutti e tutte vuol dire che tutti siamo disposti ad un acquistarne in più, togliendone ad altri. Ed è un po' il compito che noi come amministratori abbiamo, ovvero quello di riuscire a mantenere fermo da un punto di vista culturale, ma anche operativo, decisionale, di costruzione di politiche, che non è di una parte, ma è davvero di tutta la comunità. E questo vuol dire anche, in una prospettiva alla quale spesso siamo abituati di costruzione delle politiche adulte, di perdere delle parti della nostra comunità, sia come, diciamo, oggetti delle attenzioni, anche se non mi piace molto usare oggetti però della persone, ma anche come componenti del confronto. Perché faccio tutto questo preambolo? Perché una delle azioni, anzi alcune delle azioni principali che credo abbiamo messo in campo in questi anni, è stata la costituzione di spazi di confronto che fanno da guida poi alla costruzione delle politiche adulte, nei quali diciamo attuiamo uno dei diritti che sono fondamentali per i bambini, le bambine, i giovani e le giovani nella nostra città, è quello di essere parte attiva nella costruzione della visione del territorio, dei loro bisogni, delle loro esigenze e anche nella costruzione delle proposte. Sono ad esempio due luoghi diciamo di confronto: il Consiglio dei Bambini e delle Bambine e il Forum dei Giovani, che sono attivi sul nostro territorio da 2 anni e poco più entrambi, con tante esperienze fatte, con delle possibili revisioni nel loro funzionamento, ma che ci hanno dato la possibilità appunto di attuare quello che è previsto all'interno della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che è dare e costruire spazi di confronto e prendere sul serio, tenere da conto quelle che sono le proposte, i bisogni e anche le opposizioni che gli abitanti più giovani della città hanno da mettere a disposizione di chi come noi si trova nella posizione di costruire politiche. E le politiche sono quelle che in qualche modo orientano lo sviluppo di un territorio. Quindi prima cosa che mi viene da dire, gli ostacoli sono non prendere sul serio quelli che sono degli impegni che ciascuno di noi ha all'interno delle funzioni che svolgiamo, di non essere rappresentanti di una parte o di non ascoltare solo chi solitamente siede ai tavoli decisionali o fa la voce più grossa, ma di garantire uno spazio di ascolto reale e autentico a tutte le componenti della nostra comunità. Quindi prendere sul serio questo impegno, ascoltare realmente, perché il confronto permette di cogliere dove sono rimasti degli spazi di privilegio, e da un'altra parte costruire davvero una società collaborativa, perché insomma non viviamo nel mondo dell'utopia, viviamo nel mondo del reale, c'è ancora tanto da fare per una costruzione universale della cultura dei diritti, e allora abbiamo davvero bisogno di avere orecchie aperte e attente per poter cogliere in quali spazi della nostra realtà questo ancora non avviene. In questo sono anche importanti gli spazi di confronto, di rivendicazione e la capacità di ascolto in tal senso, e credo che questo sia uno dei cardini dell'azione politica su un territorio, torno a dire, quella di non solo di ascoltare chi riesce a raggiungerti, ma di creare quegli spazi perché quell'ascolto e quella costruzione siano condivise davvero.
Benissimo. E so a questo proposito, scusa Cristina, ci siamo confrontate, so che per esempio ci sono azioni chiaramente concrete, mi hai raccontato comunque del consiglio dei bambini e delle bambine che hanno agito, che hanno proprio esercitato un loro diritto, questo può essere un esempio, insomma, di come le cose vengono poi messe in pratica. Ecco, non so se vuoi raccontare quello che. Intanto il Consiglio dei Bambini e delle Bambine è composto oggi da 18 rappresentanti di studenti delle scuole elementari che vengono sorteggiati tra le scuole che aderiscono al progetto. Quindi non sono bambini che sono stati scelti per competenze, ma sono rappresentanti di tutte le possibili sfaccettature del mondo dei bambini e delle bambine della città. Loro si incontrano settimanalmente, accompagnate da una straordinaria facilitatrice che è Emilia De Nardis, e lavorano fornendo al sindaco, in rappresentanza della città, delle loro sollecitazioni, ma anche delle loro richieste. Una di queste, che io forse trovo rappresentativa del percorso di cui stiamo parlando, è stata una lettera che hanno scritto al sindaco durante le prime fasi della loro attività, facendo presente che il regolamento di polizia municipale del nostro comune era in chiara opposizione rispetto a un loro diritto, ovvero il regolamento di polizia municipale vietava il gioco negli spazi pubblici. E i bambini hanno fatto presente al sindaco che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza dice chiaramente che i bambini non solo hanno il diritto di giocare, ma che anzi è necessario favorire quello spazio di crescita, di emancipazione, di autonomia dei bambini nella città. E quindi i bambini hanno detto al sindaco: sindaco, cioè, è che questo un po' richiama, no, a quello che vi dicevo prima, gli spazi d'ascolto per poter rimuovere quegli ostacoli all'universalità dei diritti. I bambini dicevano: sindaco, c'è un problema nella nostra città, c'è un regolamento pubblico che non rispetta un nostro diritto. Ovviamente quell'istanza ha avviato un percorso nelle politiche adulte di trasformazione delle regole della città, quel regolamento è stato modificato e oggi cita esattamente l'articolo della Dichiarazione Universale dicendo che nella città è favorito il gioco, così come previsto dai loro diritti, negli spazi pubblici e ad uso pubblico. E questo lo faccio anche presente a chi vive nei condomini, insomma, in spazi dove ci sono dei giardini. Sappiate che nella nostra città vige, anzi, si attua quello che prevede la Dichiarazione Universale, cioè i bambini hanno il diritto di sperimentare e sperimentarsi nel gioco. Accanto a questo, ci hanno accompagnato, in particolare me e Gianmarco, durante tutta la fase della pandemia, sulla riflessione di quale fosse la scuola che dovevamo ripensare. Ma questo magari Gianmarco lo approfondisce meglio di me, la scuola che dovevamo ripensare non in fase di pandemia, ma perché fosse più capace di sviluppare il loro potenziale. E sono stati dei pungolatori, diciamo così, che ci hanno spinti a diventare un po', come dire, i loro rappresentanti anche nei luoghi di confronto adulto con le istituzioni e con gli altri soggetti del territorio, proprio per ripensare una scuola a loro misura, che è una scuola aperta e capace di far fare esperienza, che è quello che poi ci hanno chiesto. Che bello, davvero, insomma, questa cosa è stata bellissima quando me l'hai raccontata, perché comunque fa vedere in che modo, cioè che ci sono modi per mettere in pratica dei diritti. Poi la cosa interessante è che nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il diritto a essere informati sui propri diritti esiste. E quindi questo è anche un modo comunque per mettere i più giovani a conoscenza dei propri diritti. Allora, a questo punto, Assessore Proietti, farei la stessa domanda. Quindi, magari quali sono stati gli ostacoli, quali sono gli ostacoli a un esercizio del diritto da parte dei più giovani, in che modo l'amministrazione invece tenta di creare i ponti e quindi tenta di veicolare questa possibilità. Sì, grazie. Intanto anch'io saluto tutti. Buongiorno, senza perdere troppo in
convenevoli, ma e vi ringrazio però, vi ringrazio davvero perché parlare di diritti e di diritti dell'infanzia, diritti dei ragazzi, dei bambini, è comunque arricchente anche per chi fa questo, anche proprio parlarne, per chi fa il nostro mestiere, perché a volte ci perdiamo, no, nell'amministrativo, nelle carte, nella struttura. Però io adesso voglio dirvi una cosa, adesso proprio parlando di questo, io prenderò la parola qui davanti al microfono e parlerò ininterrottamente per 6 ore, dandovi 15 minuti di pausa ogni 2 ore e mezza, e questo sarà il mio intervento, perché sono un insegnante e farò finta che voi siete degli studenti. E voi dovrete stare attenti, poi magari domani ci ricolleghiamo e vi interrogo, però voi vi dovrete bendare, perché io devo capire che non state guardando nessun tipo di foglio. E poi dovrò anche necessario, e voi non potete distrarvi, non potete distrarvi, e io devo anche essere convinto che voi non vi distraiate, insomma, questa è un po' la struttura. Ecco, un po' ironicamente, con grande sarcasmo, ma anche con grande amarezza, vi sto dicendo quello che è il limite è oggi che viviamo nella quotidianità, non noi, anzi, lo viviamo anche noi, perché quello che vivono i nostri adolescenti o anche i nostri ragazzi, credo che dobbiamo sentirlo anche noi sulla pelle, nel senso che se noi ci mettiamo davanti a uno schermo, questo benedetto e maledetto schermo che abbiamo davanti, che ci sta salvando da tante cose, ma anche ci sta schiacciando bidimensionalmente, e questa è una cosa, è un rischio enorme, ecco, la pesantezza di questo schermo, quello che ci hanno sulle spalle oggi i nostri adolescenti, rispetto anche a una generazione di adulti che probabilmente non sa, quindi la comprendo, non la giustifico, ma la comprendo, una generazione di adulti che non sa quali possono essere le potenzialità e anche i grandi rischi di stare davanti a uno schermo. E la scuola oggi, per colpa, chiaramente, per causa, per colpa di una pandemia, è questo, è anche questo. E gli esempi non erano sarcastici, usati adesso, ma è quello che veramente vivono i nostri adolescenti, nella quotidianità. Sono esempi che a me sono stati riportati, e come assessore alla pubblica istruzione io mi devo occupare anche del diritto allo studio. Allora ricordo con una certa amarezza, c'era anche Cristina in una riunione tra personaggi comunque molto influenti nella scuola, quando parlammo per la prima volta della città dei bambini e delle bambine, quindi dell'opportunità di aprire la scatola della scuola a un contesto civico, perché cittadino, che era questo è il primo passaggio, e quindi di dare l'opportunità agli studenti delle scuole primarie di partecipare alla funzione pubblica, la risposta di getto immediata di uno al tavolo fu sì, ma voi ci dovete pensare alle finestre, dovete pensare alle infiltrazioni, sacrosanto, perché il diritto allo studio vuol dire anche il diritto a un ambiente sano e sicuro dove studiare, quindi ci mancherebbe altro, ma è questo, è relegare l'ente locale a dire fatti i fatti tuoi. Ok, lavorare come istituzioni, come monadi, da sole, senza dialogo. Ecco, questo è stato il primo grande ostacolo che abbiamo dovuto affrontare, cioè creare una comunità che non è solo una comunità educante dentro la scuola, ma è una comunità educante cittadina, perché la responsabilità dell'educazione dei ragazzi, dei bambini, degli adulti è di tutta la città, non è solo, e la scuola è la longa manus, la mano diretta che contatta quei ragazzi, ma siamo tutti responsabili. Questo permetterebbe agli insegnanti di non essere soli anche davanti a un monito, di essere accolti, di essere aiutati. Questo permetterebbe di aumentare la possibilità di ascolto dei ragazzi, che non sono soltanto dei vasi da riempire, oppure dei destinatari dell'azione educativa, ma sono dei soggetti, cioè il soggetto effettivo, il protagonista, a cui noi dobbiamo girare attorno. Sembrano belle parole queste, ma è una struttura che noi stiamo cambiando, amministrativa, che possa rispondere a questo, che è il diritto fondamentale all'educazione. Abbiamo parlato che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo parla di right to education, non diritto all'istruzione, come noi erroneamente traduciamo, come per dire ha diritto a essere istruito in qualche modo. No, il diritto all'educazione è qualcosa di molto più complesso, a cui la scuola è un attore fondamentale, ma non è il solo, è tutta una comunità che si muove. Ecco, farci carico di questo è la prima esperienza, e quindi tutto quello che abbiamo dovuto tentare di, stiamo cercando di costruire, è la costruzione di una comunità, di una comunità educante, la consulta cittadina della scuola che abbiamo messo in atto, mettere insieme allo stesso tavolo
tutti quelli che sono i componenti che possono prendere delle decisioni sulla scuola e farli dialogare tra loro, far percepire quello che può essere diverse istanze, è uno degli strumenti, insieme a tanti altri, quelli che citava Cristina, il consiglio dei bambini e delle bambine, che è stato il primo organismo ascoltato durante il lockdown per dire come vogliamo riaprirla la scuola. Poi il paradosso è stato, paradosso nel senso fuori dall'opinione, che questa amministrazione, lo dico non per mettere le bandierine, non mi piace a me, però credo che sia importante anche suggerirlo questo, perché in un dialogo stretto anche col Ministero dell'Istruzione, che oggi parla di patto di comunità, quel nome è venuto fuori proprio da un nostro dialogo insieme con Cristina e con l'assessora Ciccarelli, insieme con i collaboratori più stretti del ministro, prendendo esempio questa nostra amministrazione, come poter questa nostra città, non l'amministrazione, perché è importante che è un patrimonio di tutti questo, questa nostra città così giovane, ma che stava esprimendo oggi una partecipazione anche alle dinamiche della scuola, innovativa, diversa rispetto all'ordinario. Ecco, queste sono le difficoltà, l'abbiamo dette chiaramente, ma poi anche la possibilità di affrontarle, di risolverle insieme. Dobbiamo sentirlo però, lo ripeto, proprio sulla nostra pelle quelle che possono essere le grandi difficoltà della scuola in questo momento. Voi immaginate, io sono anche un insegnante, quindi quanto poteva essere complesso a volte non perdersi dei ragazzi. Pensate alle scuole, quelle un po' più... che hanno contesti sociali un po' più complessi, più complicati, no? Penso, senza citarne alcune, perché poi comunque maturano tutte grandi eccellenze anche, però in questa, quanto era difficile magari i ragazzi più difficili, che è difficile tenere in classe, come era complesso in presenza, voi immaginate oggi davanti a uno schermo. Allora noi dobbiamo, sì, riaprire le scuole il prima possibile e riaprirle in sicurezza, ma nello stesso tempo dobbiamo offrire degli strumenti diversi e la possibilità anche da parte delle comunità scolastiche di saperli usare, questi strumenti, che non possono essere l'esatto ripercussione di quello che avviene, copia di quello che avviene in classe. Fermo restando che anche la didattica in classe va certamente rivista, perché quando si parla di inclusività non si parla soltanto dell'attenzione al ragazzo che vive in contesti sociali difficili, ma si tratta, ecco, di cercare di far sì che il ragazzo, il bambino, venga a scuola contento di andarci, felice di andarci. Sembra una cosa così lontana, giocare per i diritti umani, sembra una cosa in cui svilisce. No, ne diamo assolutamente valore, perché il diritto al gioco non può essere disconnesso col diritto all'educazione, al diritto dell'istruzione, è strettamente connesso, non è qualcosa che viene dopo. Il diritto al gioco lo fai dalle 4 alle 18, dalle 16 alle 18, il diritto all'istruzione dalle 8 alle 12, il diritto al cibo dalle 12, dalle 13 alle 14. Questo è un modo alienante e non risponde all'idea universale del diritto umano, dove, per concludere, per quale noi ci nasciamo, non c'è uno Stato, una scuola, una democrazia che mi impone i diritti. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, indipendentemente da dove e da come. Noi nasciamo con i diritti umani e il dovere non è altro che la garanzia del diritto dell'altro. Tutto qui, quindi sono due facce della stessa medaglia. E allora dobbiamo avere la visione della complessità, e allora abbiamo quindi l'attenzione alla cura del diritto, alla cura dell'altro. Tutto questo stiamo cercando di metterlo in campo anche con azioni di amministrative, però è chiaro che l'indirizzo politico è tutto qui: l'ascolto, la cura, la relazione, e non creare strutture che non dialogano e anzi che si confrontano, perché poi il soggetto fragile, che è il bambino, il ragazzo, l'adolescente, è quello che poi ne paga le conseguenze.
Chiaro, chiaro. Grazie davvero per queste vostre parole che chiaramente indicano non soltanto un'intenzione, ma proprio un impegno nel realizzare chiaramente questo che è proprio uno sforzo. Come avete sottolineato entrambi, la cosa principale è evidentemente prendere sul serio la carta e prendere sul serio i soggetti, le soggettività chiaramente che sono detentori, no? Dei diritti. In questo caso i bambini. Tra l'altro, l'assessore Proietti mi faceva venire in mente che chiaramente il bambino deve essere ascoltato, cioè il dovere da parte degli adulti, se così vogliamo dire, comunque delle istituzioni, eccetera, è quello proprio di coinvolgerli nelle decisioni che li riguardano direttamente, no? E Quando questo. l'anno scorso abbiamo, 2 anni fa, anzi, in tutti gli istituti comprensivi, nell'entrata, abbiamo fatto mettere una gigantografia enorme con tutti gli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Infanzia, riscritta dai bambini, perché c'è un testo sempre dell'UNICEF riscritto bambini. Ed è molto interessante perché entrando a scuola, in tutte le scuole, c'è tutti gli articoli scritti in grande e colorati della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Infanzia. Questo per ricordare che a tutti i bambini, prima di tutto, ma anche a noi adulti che entriamo nelle scuole, che il diritto ad essere ascoltato diventa un dovere per chi li deve ascoltare. Il diritto ad essere tutelato diventa un dovere per noi adulti per tutelarli. Questo è, però è scritto a caratteri cubitali in tutte le scuole delle nostre città. Bene, bene, questa è una bellissima notizia. Allora, passerei alla presentazione dell'altro ospite che vede due rappresentanti, Marco De Cave e Angelo Cioeta per APS Polygonal. Allora, Marco, se puoi, ecco, illustraci in che mo che cos'è Polygonal, di cosa si occupa, una presentazione del lavoro per poi, ricordiamolo, passare al gioco. Chiaramente invitiamo a giocare anche Cristina e Gianmarco tramite un quiz con la piattaforma Kahoot e ricordiamo che per giocare nel migliore dei modi occorrerebbe ecco, avere un computer, quindi un monitor su cui guardare le domande e poi un proprio smartphone per rispondere e per interagire con la piattaforma. Ok, allora Marco, lascio a te la parola su Polygonal. Buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando, grazie di questi interventi davvero interessanti, grazie Elisa. E io sono Marco, presidente di Polygonal. Polygonal è un'associazione che opera principalmente a Cori, educazione digitale per il potenziamento sociale. Questo qui è un po' il nostro motto, la nostra mission, come si suol dire. Quello che mi ha colpito particolar modo, scusate, dell'associazione Proietti, è la comunità educante, cioè il fatto che non è sufficiente la scuola, non è sufficiente il comune, ma sono necessarie tutta una serie di presenze, no? Di attori, di persone che possono operare insieme. Ed è appunto quello che vediamo noi, quindi educazione digitale, perché ci siamo accorti di una cosa magari banale e più. Cioè che le persone non sanno utilizzare bene gli strumenti digitali, non parlo di un utilizzo, come dire, generico di social o come dire, navigare su internet in maniera generica, quanto piuttosto riuscire ad esercitare degli strumenti di comprensione critica delle informazioni, utilizzo degli strumenti governativi per partecipare, per accedere a servizi. Quindi quello che facciamo è lavorare insieme alle persone, non insegnare, che è una cosa, ecco, istruzione è un termine molto forte, in realtà educare, quindi costruire insieme, coeducare, diciamo noi, su una serie di tematiche, per far cosa? Per rispondere a delle esigenze di vari gruppi, che non sono quelli, come dire, come si suol dire,
dire deboli, ma siamo tutti, nel senso c'è la persona magari più anziana, c'è l'adulto che è anche in un percorso di formazione più avanzato e così via. Quindi quello che facciamo con Polygonal è fare una serie di attività sul digitale, con il digitale, ma non finalizzato solamente al digitale, con appunto anziani, bambini, studenti universitari, studenti in formazione, persone che non hanno insomma una serie di magari ecco situazioni economiche stabili, e facciamo tutta una serie di attività che poi vi racconteremo nella seconda parte. E Polygonal, tra l'altro, ha una serie di persone, siamo la maggior parte under 35, e alcuni hanno fatto parte del consiglio dei bambini a Cori, poi il consiglio dei giovani, e poi ci siamo resi conto che dovevamo avere ecco, una struttura per portare avanti il nostro lavoro, lavorando appunto con progettazione europea, progettazione regionale, e fare insieme agli altri attori sociali una vera e propria organizzazione comunitaria. Insieme a me c'è Angelo, che è vicepresidente, che insomma ci conosciamo ecco, dai vari consigli dei giovani precedenti. Ci siamo trovati bene, insomma, insieme a tanti altri ragazzi e ragazze, poi chiaramente si è allargata la compagine e siamo arrivati insomma ad oggi. Ormai siamo verso il quarto anno di vita, quindi insomma siamo veramente felici, e grazie di nuovo di questo. Bene, benissimo, grazie. Angelo, vuoi aggiungere qualcosa a questa presentazione di Polygonal? Angelo si è bloccato, è stato raggelato, ok. Ok, allora, sì, ecco, ti sentiamo, sì. Ci sono, sì? Sono prego. Allora, no, innanzitutto buongiorno a tutti, e grazie a tutti gli organizzatori per averci dato l'opportunità di partecipare a questo programma di iniziative molto, molto interessante. E molto, molto importante, un programma molto importante da realizzare soprattutto in questo periodo, opinione mia personale, vista la condizione che stiamo vivendo dovuta alla pandemia e a tutti gli effetti del caso. E non ho moltissimo da aggiungere, perché l'intervento di Marco è stato molto completo ed è molto condivisibile. E mi limito semplicemente a rimarcare il fatto che dobbiamo essere consapevoli che quando parliamo di dichiarazione universale dei diritti umani, quando parliamo di convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia, ecco, da lì dobbiamo prendere lo spunto per capire che se tutti gli esseri umani sono liberi e uguali in dignità e diritti, questo significa che tutti, che abbiamo il dovere di rendere ciascun essere umano partecipe della vita politica, pubblica, sociale, collettiva del proprio territorio e del proprio paese. E in tal senso parleremo dopo di alcune progettualità, accennerò ad alcune progettualità di Polygonal che ci definire di carattere comunitario, perché non sono progettualità dove ci sono persone che propongono e altre che attuano, no, si lavora tutti insieme dall'inizio alla fine per la crescita personale e formativa e collettiva della società in cui viviamo. Quindi per il momento mi limito a dire questo, perché ripeto, è già stato detto ampiamente dagli assessori che dal presidente dell'associazione. Perfetto. Polygonal. Allora, grazie per i vostri interventi. Chiaramente questo ci fa capire quanto sia importante che ci siano persone, associazioni, gruppi che in qualche modo ecco, favoriscano tramite iniziative di questo genere anche solo una riflessione, come diceva giustamente Proietti. Allora, io a questo punto direi di cominciare il gioco, quindi
cominciamo a giocare per i diritti, quindi ci raccomandiamo, ora Marco spiegherà come funziona, tramite perché il gioco, lo abbiamo detto, in realtà lo hanno sottolineato un po' tutti, questo è un modo simpatico e divertente e di interazione per riflettere su alcuni, anche per apprendere informazioni che non conoscevamo, per apprendere curiosità, cose che poi magari possiamo approfondire. Quindi Marco, lascio direttamente a te la parola e iniziamo con il gioco, quindi munitevi di smartphone e guardando un monitor. Grazie Elisa. Faccio ecco prima una intro giusto per capire il nostro approccio, che è quello di un'educazione non formale, cioè che significa un'educazione in cui tutte le persone possono intervenire. Chiaramente abbiamo riadattato una serie di format che utilizziamo solitamente. Abbiamo utilizzato per oggi lo strumento Kahoot, che è uno degli strumenti insomma più utilizzati a livello di formazione anche aziendale, scolastica, da oltre 4 miliardi di persone. È stata sviluppata tra l'altro dall'Università Norvegese di Tecnologia, proprio perché erano un po' troppo noiose le lezioni. Quindi come faremo? Sostanzialmente noi condivideremo lo schermo, quindi ripeto, c'è bisogno di un monitor, perché generalmente questa attività si fa in classe tutti insieme e ci si diverte molto, per cui ci si proietta uno schermo con domanda e le risposte. E dall'altra abbiamo bisogno del cellulare, ok? In cui compariranno le opzioni, che sono 4. Quindi andiamo, chi ci sta ascoltando, andiamo su kahoot.it, quindi come appunto esce dal banner, io vi condivido lo schermo. Abbiamo fatto una piccola, come dire, un inizio, abbiamo fatto due domande prova per divertirci un po', ok? Quindi vedete, io sono quindi Gerry Scotti, voi siete i partecipanti, dobbiamo mettere il nostro PIN, quindi vedete qui, cioè, sul nostro smartphone potete mettere il PIN, quindi e magari utilizziamo dei nomi per partecipare un po' divertenti, magari vi faccio vedere, partecipo anch'io così ci divertiamo un po'. Allora, vediamo, io mi chiamerò, vediamo un po' chi ci sta, eccolo, ok, quindi vedete è uscito il mio nickname, cioè, quindi... Marco scusa, non vediamo la piattaforma, o sono soltanto io che non la vedo? Non vedete la piattaforma? No, okay, quindi... provo a condividerla. Vediamo un po'. Adesso lo vedete? Allora, ancora no. Non si vede. Ok, ci riprovo. Non so per quale motivo non mi fa vedere. Forse è legato allo stream, probabilmente. Ok, è scomparso ora Marco. Allora, mentre aspettiamo Marco, non so se allora se Angelo può rimediare a questo problema tecnico. Dunque, vediamo in che modo... Ah, ecco Marco, sei tornato? Sì, esatto. Allora, no, adesso riprovo a ricondividere lo schermo, non so per quale motivo non va la condivisione. Vediamo un po'. Lo vedete adesso, la condivisione? No. Ok, allora facciamo così. Allora andiamo su kahoot.it, quindi come ha suggerito Angelo, e mettiamo... Ora si dovrebbe vedere. Si vede? Vediamo. Voilà, perfetto. Scusate, allora, quindi
risolto questo arcano. Ogni tanto la tecnologia supera anche i nostri pensieri. Dunque, quindi utilizziamo questo codice, quindi 9377798. Quindi invito tutte le persone che ci stanno seguendo a utilizzare quindi kaut.it. Non serve scaricare nessuna app, aprite il vostro browser, ok? Quindi andate su Chrome, Opera, Safari, Edge. Quindi andiamo su kaut.it, quindi come è stato anche mostrato da Angelo all'interno della live, quindi vediamo Matari, Shui, Happy Senior, attendiamo ancora qualche, ecco, microcodica, ok, diritti a scuola, perfetto, Futel 17, quindi che cosa accadrà adesso? Quindi mentre attendiamo le persone che si connettono, ci sarà quindi la domanda, ripeto, nel centro del vostro monitor con quattro opzioni sotto, e dal nostro cellulare vedremo soltanto le quattro opzioni, ma non vedremo le risposte, bensì le figure. Quindi dobbiamo leggere le risposte del nostro monitor e rispondere con il cellulare. Ok, quindi questo qui è un riadattamento chiaramente dovuto alla presenza di coronavirus. Benvenute anche Black, direttissimi, Bambola. Attendiamo anche altri 10 secondi. Questo strumento Kaut, per chi si fosse connesso soltanto ora, viene utilizzato in tantissimi contesti per rendere l'apprendimento divertente e passo passo, e soprattutto per collegarlo, insomma, a strumenti digitali. Kaut è gratuito nella versione base, quindi se ci sono insegnanti, ci sono educatori, educatrici, eccetera, vi prego di utilizzarlo, di scoprirlo. Insieme a Kaut vi posso anche consigliare Mentimeter, quindi questo qui poi insomma, lo ripeterò, insomma, fino alla nausea. Direi che possiamo iniziare con questi presenti, giusto per quindi ci ritorniamo, quindi kaut.it sul nostro browser, quindi Edge, Opera, Safari, Chrome, e mettiamo il PIN in sovraimpressione, quindi 9377798. Se chiamate il numero non risponderò io, non vi vendo pentole, ma parliamo soltanto di diritti. Quindi siamo 11 persone, magari vogliamo provare a iniziare, poi se ci sono persone che si connettono, insomma, ci come dire, ritentiamo, va bene? Quindi mettiamo un po' di musica, vediamo un po'. La sentite? Sì. Voilà, ok, iniziamo. Allora, domande prova, abbiamo fatto due domande prova, ok? Per cui domande semplici. Allora, quiz, vedete quale pianeta è raffigurato nella foto? Allora, se ci siamo, se vedete, per i nostri amici non terrapiattisti sarà abbastanza facile. Quindi c'è Giove, Saturno, vedete, Venere e Terra. Quindi dobbiamo scegliere chiaramente il quadrato, quindi sul nostro cellulare. Vedete? Ok, quindi siamo su Terra. Quindi siamo sulla Terra, vediamo chi se come funziona. Quindi il più veloce prende più punti. Quindi ogni domanda, lo dico anche e soprattutto per le persone che vogliono utilizzare lo strumento, si possono settare i punti, è molto facile, e si fa in base al tempo. Quindi andiamo sulla seconda domanda. Vediamo un po', quindi quale albero si è soliti addobbare nel periodo natalizio? Vai, proviamoci: faggio, salice pungente, l'abete e l'alloro. Sicuramente, vediamo se ce la facciamo. Vai, siamo a 7, abbasso la musica, così è più semplice. 7, siamo soltanto 7, 8, ok. Il salice piangente, perfetto. Allora vediamo, verrò a casa tua a vedere il salice piangente e vi faccio vedere insomma, ecco, i risultati. Quindi vediamo, questa qui è molto divertente anche soprattutto con bambini, ma chiaramente si possono adattare le domande prova e le domande, scusate, a qualunque contesto. Quindi questo qui vediamo che diritti a scuola non poteva chiaramente che fare, non poteva che non arrivare prima. Grazie al resto, adesso facciamo quindi una
ritorniamo insomma alla schermata e proviamo le domande, diciamo, ecco, vere e proprie. Quindi ritorniamo sempre, adesso siamo esperti siamo esperti di CAUT e quindi andremo chiaramente, insomma, ora si va sul serio, come appunto ci ricorda la schermata. Esatto. Quindi ci siamo? Allora, adesso rifacciamo la stessa cosa. Quindi, come facciamo? Riscriviamo caut.it, quindi caut.it sulla nostra barra degli indirizzi. Quindi, ripeto, apriamo Safari, Edge, Chrome, così via, e scriviamo caut.it, quindi KHOOT.it, e quindi ci dovrebbe capitare qualcosa del genere. Ok, e quindi scriviamo questa volta 140. Marco, non vediamo lo schermo. Vediamo. Angelo, puoi aggiungere lo stream per cortesia? Grazie. Voilà. Adesso lo vedete? Sì. Ok. Quindi 140 7423. Quindi rientriamo, mettiamo di nuovo o lo stesso nickname o lo stesso, insomma, come vogliamo chiamarci. Diritti a scuola ci riprova. Ok. Direttissimi, ritorna bip. Ci siamo quattro, dai, chi offre di più? Quindi per chi si è connesso, caut.it, quindi andiamo sul nostro browser, quindi il nostro quindi o Edge, Safari, Chrome e così via, e quindi caut.it, e ci siamo connessi. Quindi mettiamo il nostro il PIN, quindi 140 7423. Anche qui questa volta non ci sono pentole in vendita. E mettiamo il nostro username. Ok, Joe, benvenuto a Joe, benvenuto a Grand Royal. Quindi attendiamo anche qualche altro secondo. Chiaramente, diciamo, in una classe è molto più, insomma, è molto più, come dire, veloce il processo. Tra l'altro, una cosa molto bella di CAUT, che vi dico, è quella di poter revisionare i risultati, quindi farlo sia in diretta o farlo in differita, quindi giocarci a casa, perché no, CAUT ha anche strumenti, diciamo, per le famiglie e per i bambini per giocare. Diciamo che se non viene nessun altro, ecco, c'è Futel, benvenuti. Ciao Antonio. No, si sta aggiungendo qualcuno. Speriamo anche che ci sia qualcuno tra i bambini e le bambine del consiglio e altri giovanissimi. Sì. Esatto, noi abbiamo anche condiviso con le famiglie che hanno partecipato, insomma, questa estate con i nostri campi estivi all'insegna del digitale, quindi speriamo, insomma, insomma, ecco, di vedervi. Ciao Nani. Attendiamo ancora un po'. Quindi CAUT, ripeto, per chi si fosse connesso soltanto ora, si va sul browser, quindi sul proprio cellulare, caut.it, sulla barra degli indirizzi, quindi si va in alto, quindi si va in alto e si scrive caut.it. E chiaramente, se siete dentro, vi fa vedere che c'è il vostro nome. Quindi le lingue disponibili, non è disponibile in italiano, però insomma è molto facile accedere e modificare, quindi è molto intuitivo, insomma, ecco. Quindi qual è la capacità di CAUT? Quella di poter fare domande, diciamo quiz, ecco, interattivi, in base agli argomenti, quindi secondo dei format già presenti, o se altrimenti si rifà da capo, insomma, se uno vuole farlo personalizzato. Quindi sono sia i piani famiglia, i piani scuola, piani impresa, per rendere appunto l'apprendimento o anche i processi, come dire, di commento più semplici. Ok, quindi siamo 14, magari possiamo iniziare, che dite? Siamo, direi di iniziare. Ok, iniziamo. Voilà.
Certo, vi potete sempre iscrivere mentre iniziamo, ok? Quindi vedete sempre il PIN sovraimpressione in basso. In quale anno è stata adottata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani? Quindi ormai vediamo 64, 2001, 48, 1915. Magari ecco, io invito Gerry Scotti a fare ogni tanto o chiunque altro presentatore un quiz sui diritti umani. Attendo le vostre risposte. Vediamo un po', 9 risposte. 1948. Insieme a me, insomma, ecco, nel condurre il gioco c'è Angelo e magari faccio una domanda proprio ad Angelo, ma quindi 1948, Angelo, ci dai ecco delle notizie su questo anno così importante? Molto volentieri. Allora, la risposta giusta, come avete visto, era 1948, perché il 10 dicembre del 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva e proclama la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La dichiarazione è definita universale perché i diritti menzionati spettano ad ogni essere umano per il solo fatto di essere tale. L'articolo 1 della dichiarazione infatti dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Un esempio dell'universalità di questo diritto, di questa dichiarazione, scusate, la possiamo riscontrare anche nella nostra Costituzione, ad esempio l'articolo 32. Parliamo tanto di pandemia, di sanità in questo periodo, e l'articolo 32 parla del diritto alla salute che per la Repubblica spetta non ad ogni cittadino, bensì ad ogni individuo. Questo significa che, siccome in Italia tante persone ancora sono prive della cittadinanza, hanno comunque diritto, per il fatto di essere appunto esseri umani, hanno diritto alla salute. Perfetto. Grazie Angelo. Vediamo nella foto, insomma, Eleanor Roosevelt, per chi insomma si chiedesse chi è questa signora, ecco, che tiene la dichiarazione, tanto appena stampata, appena messa in piedi, 1948, dato che ha appunto diretto i lavori, chiaramente insieme al resto delle rappresentanze. Vediamo chi è stato il più bravo. Gan Royal, diritti a scuola, sempre che non ci lascia e ci lascia senza dubbi, e quindi procediamo alla seguente. Voilà. Ok, quindi sempre pronti. Qual è il documento giuridico più importante sul tema dei diritti dell'infanzia? Quindi Costituzione italiana, Convenzione ONU, non esiste alcun documento o i trattati europei. Quindi andiamo, siamo a 4 risposte. Dai, impegniamoci. 5, 6. Quindi Costituzione, Convenzione ONU sui diritti, non esiste alcun documento e trattati europei. Siamo a 9 risposte. Voilà. E la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, non poteva essere altrimenti. Angelo, ci dai proprio un breve accenno, che documento, di cosa si tratta, quando è stato fatto? Molto volentieri. Allora, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989. È stata ratificata da tantissimi paesi, tra cui l'Italia, il 27 maggio del 1991 con la legge numero 176. Ed è il trattato in materia di diritti umani che ha il più alto numero di ratifiche. Ad oggi, infatti, se ne contano 196. In realtà potrebbero essere anche 197 se inseriamo anche gli Stati Uniti d'America. In realtà gli Stati Uniti d'America hanno solo firmato la convenzione. Firmare non vuol dire ratificare, sono ovviamente due passaggi diversi. Gli Stati Uniti si sono limitati a firmare questa convenzione in quanto ci sono degli elementi di polemica riguardo il contenuto della stessa. Ad esempio il fatto che vieta di infliggere la pena di morte ai minori. E sappiamo, insomma, per chi conosce un pochino il quadro legislativo americano, che alcuni stati continuano ad adottare questa pena anche nei confronti dei minori.
Capito. Grazie, ecco, della questa questione è importante sapere. Insomma, ecco, attraverso questo gioco cerchiamo di riflettere. Sarebbe stato bellissimo riuscire a avere le opinioni di tutte le persone che stanno partecipando. Gun Royale e sempre diritti a scuola vanno insomma fortissimo. Quindi ci siamo. Terza domanda, tenetevi pronti. Alcuni di questi diritti sono propri del bambino. Nome, cittadinanza e conoscenze dei genitori, il bambino non ha alcun diritto prima di cominciare la scuola elementare, solo il nome, nome e conoscenza dei genitori. E un po', siamo a 6 risposte, dai, 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 quindi quali sono i diritti propri del bambino fin dalla nascita, cioè si nasce e si ha quali diritti? Ok, quindi nome, cittadinanza e conoscenza dei propri genitori. Quindi, Angelo, magari ci vuoi dare qualcosa, proprio un'infarinatura sui diritti del bambino della nascita, altrimenti procediamo alla seguente. Sì, un flash, mi limito semplicemente a leggere l'articolo 7 della Convenzione, secondo la quale il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. Prego, Ok, grazie mille. Quindi procediamo alla Marco. seguente. Quindi vediamo un po', Gun Royale, diritti a scuola, BIP, vediamo che ha accelerato. Bene, bene. Procediamo con la quarta. Il bambino ha diritto alla libertà di espressione? Sì, ma solo dopo il consenso dei genitori. Deve prima imparare a leggere e scrivere? Dipende dal contesto. Sì, sempre. Vediamo un po', quindi chi si è connesso, 140-74-23. Vediamo un po'. 11 risposte, ma quanto siete bravi, quanto siete bravi. Quindi il bambino ha sempre libertà di espressione. Quindi questo qui è soprattutto, ecco, il bambino ha libertà di espressione se continuiamo appunto a costruire una società che è sempre più giusta. Procediamo alla seguente, o magari Angelo, non so, avevi Un flash velocissimo anche in questo caso, visto che parliamo di convenzione, della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo diritto è espressamente registrato all'articolo 12, in cui si dichiara che al fanciullo è riconosciuto il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. E si tratta di un articolo che è stato proposto, o meglio, è stato un argomento proposto questo dalla Polonia nel 1980 con la bozza della convenzione. Sulla libertà di espressione hanno parlato anche gli assessori prima, quando hanno fatto cenno, ad esempio, al Consiglio dei Giovani, al Consiglio dei Bambini, che sono organi rappresentativi allo stesso tempo che permettono di esprimere le opinioni ai ragazzi che fanno parte di quell'organo, contribuendo poi alla crescita della società e quindi li rendono protagonisti della società in cui vivono. Perfetto, grazie. Vediamo adesso come siamo messi, sempre Gun Royale e BIP che supera diritti a scuola, anche se soltanto di un punto. Andiamo sulla quinta, quindi di quanti articoli consta la Convenzione sui diritti dell'infanzia e adolescenza? Quindi una domanda, insomma, di diritto internazionale. Spariamoci, cioè, vediamo questo qui, se secondo voi ne ha molti o pochi o insomma una via di mezzo. Vediamo un po' quanto siamo. E tra l'altro, insomma, come si ricordava prima, ci sono state anche iniziative per far riscrivere i documenti riguardanti i bambini proprio da bambini. Quindi, sei hanno risposto correttamente. Angelo, quindi quanti articoli sono? 54? La risposta giusta è 54. Gli articoli della Convenzione sono quindi 54 e li possiamo suddividere in più categorie. Principio di non discriminazione, superiore interesse del bambino, diritto alla vita e l'ascolto delle opinioni del bambino. Un altro aspetto molto importante di questi articoli è che non c'è un articolo più importante dell'altro, ma tutti e 54 hanno di fatto la stessa importanza dal punto di vista civile, culturale, economico, politico e sociale. Perfetto,
Proseguiamo, quindi vediamo un po' se si è smossa la classifica. Diritti a scuola, questa volta è stato il più veloce. Quindi ricordiamo per chi si è connesso tant'ora, quindi abbiamo tempo quindi di risposta. Vediamo Nick che insomma non ce ne ha sbagliata una, quindi in quarta posizione perché dalla mia parte, come vedete, Nick ha risposto 5 domande di seguito. Bene. Sesta, qual è il documento condiviso più tradotto al mondo? Imagine di John Lennon, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma solo dopo la Bibbia, o il piccolo, quindi il libro, scusate, del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry. Vediamo un po', e siamo a 7 risposte, ma quanto siete bravi. Quindi raccontaci un po', Angelo, perché insomma è una bella responsabilità essere così tanto tradotto. Beh, rappresenta comunque il carattere universalistico della dichiarazione stessa, che si pone l'obiettivo di fatto di raggiungere ciascun essere umano presente sul pianeta Terra. E la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ha infranto il record di 500 traduzioni ufficiali in altrettanti idiomi. Ed è un numero molto, molto elevato. Se volete, possiamo anche fare un piccolo focus sulle altre risposte riguardo queste curiosità, perché comunque stiamo parlando, ad esempio, della Bibbia, che è un documento che è stato ipertradotto non solo nel Novecento, ma proprio nel corso dei secoli. Ed ha raggiunto il numero di 2355 lingue per le traduzioni. Il Piccolo Principe è un capolavoro che è stato tradotto in oltre 300 lingue ed è diventato il libro più tradotto al mondo, dopo la Bibbia e il Corano. Ok, veramente interessante. Grazie delle curiosità, insomma, quindi potremmo avere veramente, non abbiamo scuse, diciamo, per non leggere questo così importante documento. Quindi procediamo con la classifica. Gun Royale ha superato tutti, insomma, ci siamo. Quindi arriviamo alla settima domanda, quindi rush finale. A quale anno risale il primo documento sui diritti umani? Vediamo un po'. Quindi Magna Carta, Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, Dichiarazione dei diritti dell'uomo e dei cittadini e Ciro il Grande, addirittura nel 539 avanti Cristo. Vediamo un po' quante risposte, 7. Ah, bene, quindi anche qui eravamo un po' indecisi. Angelo, ma ci puoi fare un po' chiarezza su questo, sull'inizio, diciamo, l'origine dei diritti umani? Allora, ai miei tempi, no, quando si andava alle superiori, ma già anche alle medie, insomma, spesso ci si sbagliava perché si pensava che il primo documento sui diritti umani fosse la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, seguita alla Rivoluzione francese del 1789. E invece no, il primo documento sui diritti umani risale appunto a molti secoli prima, al 539 avanti Cristo, per volontà di Ciro il Grande, primo re di Persia. Che cosa succede? Che Ciro il Grande conquista la città di Babilonia e da lì di fatto parte un percorso importantissimo che segnerà l'umanità. Perché prenderà dei provvedimenti storici come la liberazione degli schiavi, dichiarerà che ognuno avrà il diritto di scegliere la propria religione e stabilì l'uguaglianza tra le razze. E tutto ciò oggi è conservato, o meglio, il documento è chiamato il Cilindro di Ciro, è un'antica incisione che attualmente è conservata al British Museum di Londra. Perfetto, quindi insomma, una volta che passerà questa, insomma, coronavirus e poi Brexit, speriamo bene, insomma, auguriamoci di andare a visitare appunto il codice, diciamo, chiamiamolo così, dei crediti di Ciro il Grande. Quindi procediamo all'ultima domanda, così concludiamo prima la classifica, Bip supera tutti, quindi giochiamocela fino all'ultimo secondo, vai. Vediamo un po', la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è finita anche nello spazio addirittura, quindi
acqua alla terra. Quando è accaduto? Nel 2008, no, non è mai accaduto, nel 57 con l'AICA ci hanno provato, ma è andata a fuoco. Quindi vediamo qual è stata la sorte della dichiarazione universale dei diritti umani nello spazio. Sei risposte, dai, 7, ci siamo, ok. Ah, mazza, tutti, ok, quindi leggete tutte le notizie, Angelo li racconti, perché io non lo sapevo finché Angelo non me l'ha raccontato ieri. Di un po'. Come già accennato più volte, parliamo di una dichiarazione universale, talmente universale che intende andare oltre il nostro pianeta e di fatto conquistare nuovi spazi nell'universo. E questo fatto è accaduto nel 2008, i documenti sono stati trasportati nello spazio sullo Space Shuttle Endeavour il 15 novembre di quell'anno. E era il 2008, quindi era il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e quindi si decise di celebrarlo anche in questo modo. E, il documento adesso è conservato, il documento che è stato mandato nello spazio è conservato adesso nel modulo europeo Columbus, che era stato installato pochi mesi prima, nel febbraio del 2008. Ok, dunque, insomma, ecco, con questa ultima domanda ci auguriamo che anche, ecco, nel futuro questa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non sia soltanto per la Terra, ma se immaginiamo colonie terrestri o altri pianeti o addirittura altre civiltà, magari ci dovremmo inventare una dichiarazione che vada oltre, no? Anche i diritti non soltanto umani, ma di tante altre civiltà o di altri umani su altre colonie. Quindi ecco, vediamo con questo, vediamo soltanto la classifica per dare la soddisfazione a chi ha partecipato e di divertirci. Nick, terzo posto, quindi secondo posto abbiamo Bip, e primo posto, vediamo un po', ce la giochiamo con Gun Royale. Grazie della partecipazione, insomma vi ringraziamo per la... per aver partecipato e di esservi messi in gioco per i diritti umani. Continuiamo con la presentazione. Riattivo il microfono. Grazie Marco, grazie Angelo, è stato davvero un momento divertente. Molte cose sinceramente non me le aspettavo, per esempio Ciro il grande, il cilindro di Ciro non lo conoscevo, e anche della Dichiarazione Universale nello spazio, insomma è stato bello apprendere queste cose. Allora non so se Cristina, Aleggio, Gianmarco Proietti vogliano, non so, aggiungere qualcosa a quello che abbiamo detto, a quello che abbiamo visto e a come abbiamo giocato. E abbiamo visto che c'è la possibilità attraverso strumenti digitali di imparare anche divertendosi. E in questo caso l'abbiamo fatto proprio sui diritti. Non so, posso aggiungere qualcosa? È evidente che gli strumenti oggi sono davvero tanti, ne ha accennato Marco a Mentimeter, a Checkout, ci sono tante applicazioni, tante possibilità. Chiaramente lo strumento non è mai né buono né cattivo, ma ha bisogno sempre della mediazione perché diventi, per trasformarlo in uno strumento educativo, e quindi anche mediazione. Qui, no? C'era stata una struttura, una regia che aveva costruito le domande, l'aveva fatta in un certo modo, c'era l'approfondimento di Angelo conseguente, cioè c'era la volontà di offrire un messaggio attraverso il gioco. E questo, chi offre questo messaggio è sempre l'educatore o l'insegnante o il professionista. Noi questo abbiamo bisogno di arricchire la scuola, cioè non di cancellare la presenza dell'educatore, ma rassicurarla, sostenerla anche attraverso l'uso di nuovi mezzi. Chiaramente dobbiamo avere tutti la capacità, e non è facile, di saperci reinventare come professionisti, come educatori, come insegnanti, quindi di non cedere alla tentazione, che è rassicurante da un lato, ma è deleteria dal punto di vista educativo, del si è sempre fatto così.
Cioè, perché? Perché i ragazzi sono sempre diversi, è una generazione sempre nuova. Ieri dicevamo, parlando proprio di didattica digitale, noi abbiamo di fronte una generazione di nativi digitali, che non vuol dire che siano esperti di digitale. Il nativo di, io sono nativo italiano, ma non parlo e non scrivo come Umberto Eco, questo è l'esempio classico. L'essere però inseriti in un contesto che è completamente nuovo vuol dire che necessita di una struttura, di una comunità educativa che sia dentro quel contesto, non sia invece, non crei invece una monade che quel contesto lo scansa, lo ignora, perché diventiamo o parliamo poi da soli, non troviamo più l'ascolto. Cioè dobbiamo per educare anche al diritto, dobbiamo, il mondo degli adulti deve innamorarsi, a noi devono piacere le cose che piacciono ai ragazzi. Se non facciamo questo passaggio, non riusciamo a creare educazione e quindi non rispondiamo come adulti al diritto all'educazione che hanno i ragazzi, perché non esiste un'educazione buona. Noi, i ragazzi hanno diritto a un'educazione di qualità, tutti, non a qualcosa di improvvisato, non a qualcosa di non studiato, di si è sempre fatto così e quindi perché cambiare? E cambiamo perché i ragazzi cambiano e cambiano i contesti, cambiano le società, e oggi mai come la pandemia ci ha insegnato che tutto è molto fragile, le nostre certezze, i nostri costumi, i nostri modi di fare sono fragilissimi, e basta un microscopico virus a cambiare il mondo completamente, e quindi oggi noi dobbiamo creare delle strutture, partecipare tutti, perché i cambiamenti si fanno insieme, non si possono fare da soli o solo una piccola parte, se no non lo sono, non li creiamo soltanto dei fuochi di carta. Dobbiamo lavorare insieme per sostenere questa nuova progettualità. Perfetto, grazie Gianmarco. Non so, ora a proposito proprio di questo supporto che comunque deve provenire sia dall'amministrazione pubblica, dagli educatori, ecco, mi domando e domando ad Angelo e poi a Marco, in che modo Polygonal, cioè quali sono i progetti messi in piedi da Polygonal che vanno in questa direzione. Quindi se ci potete fare degli esempi più concreti di come si è agito. Sì, molto, molto volentieri. E allora, prima di accennare ai progetti che come associazione stiamo portando avanti sul tema dei diritti dell'infanzia, penso che sia utile, visto l'anno che sta finendo, ma quello che è successo, penso che sia utile anche fare una breve sintesi della situazione che noi come associazione, come associazioni, come istituzioni abbiamo dovuto affrontare riguardo il tema dei diritti dell'infanzia, perché molto spesso parliamo della pandemia che ha danneggiato i bambini solo marginalmente, tra virgolette, dal punto di vista sanitario, ma spesso ci si dimentica del fatto che i ragazzi sono stati protagonisti di un anno, di un 2020 dove la didattica era a singhiozzo, a volte era a distanza, a volte era dal vivo, e molto spesso parto, allora conviene, cito subito un rapporto, cito il rapporto di Save the Children, riscriviamo il futuro. Nel corso del lockdown, quello di marzo-aprile, si è riscontrato un aumento dei problemi riguardo il diritto all'istruzione e non solo. Il 12,7% dei bambini non ha avuto modo di usufruire della didattica a distanza. Molte famiglie si sono ritrovate con una dotazione tecnologica al di sotto delle loro necessità. Per dire, una famiglia dove ci sono tre fratelli si ritrovavano o con un computer o con uno smartphone e poco più.
E questo possiamo immaginare che cosa significa affrontare la didattica a distanza in questo modo. Poi, se è vero che la pandemia dal punto di vista sanitario solo marginalmente ha coinvolto i bambini, è anche vero che i bambini hanno subito dei danni dal punto di vista psicologico, caratteriale, ci sono stati problemi di sonno, è aumentata l'irritabilità in molti di loro. E quindi ecco, l'attività di Polygonal è stata innanzitutto un prendere consapevolezza e coscienza della situazione che si andava creando e allo stesso tempo è stato un prendere coscienza del fatto che intervenire oggi significa cercare di prevenire il più possibile ulteriori conseguenze negative post-pandemiche su quella fascia di popolazione. In tal senso, mi piace ricordare che il Polygonal si è mossa lungo due direttrici. La prima, quella di implementare le attività che già faceva sul tema, e la seconda direttrice è quella di investire le proprie energie anche su nuovi progetti, come il centro estivo Energy Fun che abbiamo fatto con un'associazione sportiva del posto, della città di Cori, la SD Ginnastica Iuria. Spendo qualche parola, soprattutto sul centro estivo, perché lì alla fine si raccolgono un po' tutti i nostri progetti, quello che abbiamo fatto nel corso di questi anni. Il centro estivo nasce in estate, si sviluppa in due momenti, il periodo di luglio-agosto e il periodo della seconda metà di settembre. Nel corso di questo centro estivo abbiamo fatto vivere ai bambini diversi luoghi del paese, il monumento naturale Lago di Giulianello, e quindi lì abbiamo fatto delle attività con uno sfondo naturalistico. Abbiamo fatto più volte passeggiate al centro storico della comunità di Giulianello con relative attività culturali. Abbiamo fatto attività all'impianto sportivo locale e poi nel mese di settembre abbiamo concentrato le attività nell'impianto sportivo di Stozza, l'impianto sportivo principale della città di Cori. E abbiamo fatto delle attività lungo le strade, lungo le vie del paese. Così, divertendosi, affermando anche l'articolo 31 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, che secondo la i bambini al tempo libero, allo svago, quindi a momenti di ristoro. Abbiamo coinvolto i ragazzi in una serie di attività divertenti e formative dal punto di vista naturalistico, culturale, sportivo. Tra le tante attività ce n'è una che si è sviluppata soprattutto con il secondo centro estivo, quello di settembre, che di fatto li ha visti protagonisti in prima persona, i bambini, per un progetto comunitario, per un progetto collettivo. Questo progetto si chiama Pedibus. Come dice il nome, si tratta di uno scuolabus che anziché andare a motore si muove con le gambe dei bambini e che permette ai partecipanti di andare in completa sicurezza e in piena autonomia tutti i giorni. I bambini sono stati molto contenti, si sono divertiti perché alla fine sono stati protagonisti della costruzione di questo progetto. Hanno costruito le fermate, li abbiamo accompagnati per le vie del paese per costruire le linee del pedibus. E hanno avuto modo di costruire nuove relazioni sociali, di apprendere qualcosa dal punto di vista dell'ecologia, perché si può andare a scuola, si scopre che si può andare a scuola anche da soli, a piedi, senza necessità di essere motorizzati. Beh, Angelo. Prima di concludere, se siete d'accordo, faccio vedere un minuto e mezzo di questa idea tramite Non so se video. facciamo, no, Angelo, non so se facciamo in tempo a vedere il video, perché comunque ci troviamo proprio nella fase conclusiva dell'incontro. Quindi ecco, proprio brevemente poi voglio fare altre domande agli assessori anche. Brevemente, quindi questo che cosa significa, per esempio, Marco, rivivere alcuni... Cioè, rendere consapevoli i bambini, diciamo, i più giovani del
del proprio territorio, delle proprie relazioni, ecco. Anche questo è importante per la crisi. Sì, sicuramente, però con l'utilizzo di strumenti digitali, perché quello che abbiamo fatto è l'utilizzo quindi del coding, che sarà obbligatorio dal 2022 all'interno della scuola italiana, quindi programmazione base. Dall'altra abbiamo anche curato, abbiamo una piattaforma educativa gratuita con 6 corsi, quindi dati aperti, educazione digitale di base, che sono sia per giovani sia per adulti o per anziani, nonché impatto giovanile, la posso far vedere al volo, nonché abbiamo sviluppato una app per Android e iOS per giocare e nel frattempo apprendere strumenti di policy, fundraising, dialogo partecipativo. Adesso ve le faccio vedere, così non parlo, come diceva uno dei grandi maestri della letteratura, show don't tell, quindi mostra e non parlare. Quindi vi faccio vedere, insomma, questo qui, riuscite a vedere? No. Angelo, per cortesia, aggiungi lo stream. Sì, ok, quindi questa qui è un'app, si chiama Youth Pact, quindi 5 sono mini giochi, come vedete, sviluppato in open source, quindi è possibile anche su GitHub, per chi è informatico sa di cosa parlo, quindi è possibile scaricare il codice online, ci sono quindi le istruzioni sull'AI e ci sono insomma i vari mini piattaforma. Vi faccio vedere. Poi tra l'altro anche all'interno della mia condivisione è anche la piattaforma di apprendimento, insomma, che abbiamo sviluppato. Angelo, per cortesia, aggiungi sempre velocemente. Sì, velocissimo. Ecco, faccio veramente vedere direttamente i corsi, è possibile accedere, quindi valutazione dell'impatto sui comitati locali, animatori digitali, uguaglianza di genere nell'associazionismo con strumenti concreti di analisi, eccetera, quindi tutto perfettamente gratuito e sviluppato all'interno, ve lo faccio vedere veramente al volo, come si mostra, giusto per, scusate, la parte della privacy, quindi si accede ed è gratuito, quindi attitudine, come faccio, sto facendo vedere un esempio, processo decisionale organizzativo, approccio analisi di genere, violenza basata sul genere, eccetera, quindi all'interno delle associazioni, ma ci sono tanti altri strumenti, per esempio educazione digitale, finanziaria, che abbiamo sviluppato insomma per sempre su questa piattaforma polygonal.ngo / quindi Moodle, Moodle, quindi Angelo, se puoi metterla anche in sovraimpressione, e niente, quindi questo qui grazie per la sintesi, grazie per la sintesi. Ok, abbiamo visto come associazioni siano di supporto, altre organizzazioni di supporto. Tra l'altro abbiamo collaborato in questo evento anche con altre associazioni del territorio. Allora, io tornerei un attimo per chiudere al tema dei diritti umani in generale, e chiedo agli assessori perché è importante ricordare questa data e perché è importante ricordarla ogni anno. E poi non so, ricollegandomi un po' a quello che si diceva prima, immagino che questi problemi di cui ci ha parlato Angelo siano stati riscontrati anche dai bambini, quindi se durante i consigli, gli incontri siano emerse le problematiche legate per esempio alla didattica a distanza. Ecco, quindi sono due domande, ecco, se volete prendere la parola, Cristina, se vuoi. Sì, volentieri. Allora, rispondo alla seconda e poi alla prima. Sì, i bambini hanno, all'interno dell'attività del consiglio, hanno condiviso con noi delle criticità legate non tanto all'attività didattica, ma quanto alla difficoltà che oggi vivono in questa modalità a distanza di potersi confrontare con altri bambini, oltre a quelli che sono strettamente quelli con cui si incontrano nello schermo perché sono nella stessa classe, tant'è che ci hanno fatto una richiesta e stiamo cercando anche insieme di capire come poterla poter dare seguito, che è quella di costruire con questi nuovi strumenti, perché ne abbiamo tanti, delle
delle sorte di giardini virtuali, cioè dei luoghi dove, non guidati da un insegnante, non incontrandosi per fare delle cose o per seguire delle lezioni, ma dove possano veramente confrontarsi e anche raccontarsi. Un'altra critica, diciamo così, che spesso i bambini muovono in questo momento agli adulti e agli educatori adulti è: non abbiamo spazio per dirci, per raccontarci, per poterci esprimere. Gli strumenti sono molti, lo abbiamo visto, lo dicevate voi, lo diceva Gianmarco prima, non siamo privi di diciamo così armi da poter utilizzare in questa strana battaglia nella quale siamo oggi, ma dobbiamo essere bravi a chiederci realmente a cosa ci devono servire. Da una parte sicuramente a trasmettere dei contenuti, ma tanto oggi a costruire e a dare forma a quel sistema di relazioni che è essenziale per tutti noi, ma è essenziale in particolare per chi si trova nella fase proprio in cui costruisce la propria identità come persona, ma anche come membro di una comunità. E quindi queste sono le focalizzazioni. Difficilmente i bambini ci dicono: non sono riuscito a imparare una cosa nuova, no? Perché questa è un'esperienza quotidiana, ma ci chiedono fortemente di impegnarci per lavorare e costruire spazi di relazione, occasioni di confronto, luoghi di esperienza, che è poi insomma il tema sul quale ci dobbiamo sicuramente impegnare tutti. E rispetto a perché è importante ogni anno celebrare questa giornata, ancora una volta per portare l'attenzione. Torno sempre alle parole dei bambini e delle bambine del Consiglio che durante la giornata del 20 novembre hanno voluto scrivere una lettera alla città, un po' rimproverando gli adulti, perché dice: voi non ve lo ricordate che noi abbiamo dei diritti. E quindi c'è un momento in cui è importante tornare a fare il punto. E in quella lettera loro scrivono agli adulti della città: noi siamo potenti come voi perché come voi abbiamo dei diritti. E questo tema della potenza che è legata ai diritti penso sia un po' il pensiero che al termine di ogni giornata celebrativa, noi siamo fatti anche di, comunità rituali, abbiamo anche bisogno dei rituali, dei momenti di incontro, delle celebrazioni per rivivere e risperimentare la forza di quello che per noi è importante. Quindi oltre ad essere delle giornate nelle quali ci diciamo cosa c'è ancora da fare, penso siano anche altrettanto importanti come giornate nelle quali ricordarci il potere di trasformazione e di umanità che la conoscenza e l'applicazione dei diritti hanno nelle nostre vite. Perfetto, grazie, grazie. L'assessore Proietti vuole aggiungere qualcosa? Sicuramente, nel senso che Giorgio Lapira, il sindaco santo, scrittore della Costituzione, però partendo dalle città, raccontava come faceva scrivere nell'articolo del... Sì, c'è mio figlio qui, piccolino. Faceva scrivere nella Costituzione proprio lui che la Repubblica riconosce, no, il diritto, i diritti umani fondamentali, si riconosce quello che già c'è, non si inventa nulla, neanche la nostra Costituzione. Allora noi dobbiamo partire da questo presupposto, dobbiamo continuamente sforzarci di riconoscere i diritti dei ragazzi, di guardarli oltre, di guardare anche quello che sono fondamentalmente le loro istanze. Vi dico soltanto una piccola cosa, perché è proprio di cronaca, si è sbandierato anche nei giornali locali oggi il successo delle forze dell'ordine che hanno preso alcuni ragazzi che avevano messo a soqquadro, lanciato istintori nel parco, come un elemento, ecco, abbiamo preso il criminale. Io l'ho letto quella notizia con una grande amarezza, perché io credo che ci sia una, non voglio togliere le responsabilità al singolo ragazzo che fa qualcosa di sbagliato, ci mancherebbe altro, deve imparare a crescere su questo, ma c'è una comunità lì che deve interrogarsi sempre, perché se i nostri ragazzi arrivano a questo, c'è sempre anche una corresponsabilità del mondo degli adulti. Ecco, io credo che questo sia il modo di poter leggere anche la quotidianità, interrogarci, fare in modo che agire in forma preventiva e non delegare alla dinamica repressiva
che immagino e come amministratore c'è anche, non può esimerci, però fondamentalmente no, dobbiamo lavorare in una forma preventiva per i nostri studenti, i nostri ragazzi, i nostri bambini, e credo che anche discutere insieme e poter tentare inesorabilmente di riconoscere il diritto, anche il diritto all'errore, anche il diritto all'errore, ci aiuti a costruire una città migliore, lo dico senza retorica. Perfetto, grazie davvero per gli interventi. Noi purtroppo dobbiamo chiudere, so che avremmo voluto rimanere e parlare ancora di tutto. In realtà c'erano ancora altre cose di cui parlare, mi ricordavano per esempio un esperimento, diciamo, dell'esperienza di Latina con l'Absus, che può essere di esempio per tanti altri comuni. C'era una domanda dal pubblico. Ora, proprio, non so, Cristina, proprio 30 secondi per dire qualcosa su questo. L'esperienza di Lapsus è l'esperienza dell'amministrazione condivisa, che vuol dire, un po' come accennava prima Gianmarco, il cambio di paradigma, dove da monadi, cittadini, scuole, istituzioni, imprese, associazioni, ognuno che agisce nel proprio spazio, si lavora come una comunità corresponsabile. Parliamo quindi di una serie di esperienze in città che si costruiscono proprio in questa interazione tra istituzione e comunità per l'interesse generale. Quindi si può riguardare la cura di spazi verdi, può riguardare la cura del diritto all'educazione, può riguardare tantissime altre esperienze che stiamo facendo in città. Faccio un esempio su tutti: oggi il Comune di Latina ha sottoscritto, perché si tratta proprio di progetti e accordi che si sottoscrivono tra istituzione e comunità, abbiamo sottoscritto uno degli ultimi patti di collaborazione, che è questo accordo formale tra istituzione e comunità per raggiungere obiettivi di interesse generale, con un gruppo molto folto. Sono circa 70 professionisti del benessere psicologico che si sono messi a disposizione in questo momento di emergenza della città per proporre progetti e incontri che aiutino in ogni fascia d'età, quindi anche per i bambini e per gli adolescenti, l'elaborazione di questo strano momento che stiamo vivendo, proprio in un'ottica rivoluzionata di collaborazione stretta e corresponsabilità sulla cura della comunità. E sì, senza dubbio può essere un esempio, non lo fa solo Latina, lo fanno tantissime città in Italia, e torno a dire, sono nuovi modelli con i quali le città, la trasformazione delle istituzioni e anche la trasformazione delle comunità nel modo in cui vogliamo stare insieme, in cui vogliamo costruire il nostro vivere negli stessi luoghi, se come, diciamo, fazioni o come in qualche modo antagonisti che si recriminano, esatto, cose fatte o non fatte, o aspettative non risolte, o se vogliamo davvero, come si sta facendo in tante situazioni, sederci insieme intorno a tavoli sempre più grandi, come dice la nostra assessore ai servizi sociali, per costruire risposte condivise e sostenere insieme il peso delle difficoltà. Ottimo, ottimo. Credo che su queste parole ora ci possiamo lasciare, e io davvero ringrazio tutti voi per essere intervenuti, Assessore Gianmarco Proietti, Assessora Cristina Leggio, Marco De Cave e Angelo Cioeta di APS Poligonal, ma ringrazio a nome del collettivo Primo Contatto il Comune di Latina per aver organizzato una settimana così, così importante, l'assessore di Francia per averci comunque dato l'opportunità di coprogettare un percorso che è appunto questo, e che speriamo ovviamente di portare avanti insieme con tutti, anche con tutte le persone che sono intervenute. Grazie ancora. Grazie. Ci vediamo. Grazie. Grazie. A presto. Buona giornata. Buona domenica. A voi. Buona domenica. Ciao. Buona domenica a tutti. Grazie, buongiorno.